tutti, sono Simone Silvani, architetto. Dopo 12 anni di professione ho deciso di mollare tutto e dedicarmi alla mia altra grande passione, che è la cucina. Così ho fatto e dopo circa 6 mesi di esperienza all'interno di un gran bel ristorante con lo chef Gianluca Gorini, ho deciso di prendere la mia strada. L'idea iniziale era quella di fare qualcosa che mi mettesse in contatto continuo con la gente, e al tempo stesso volevo portare la stessa qualità e la stessa materia prima, appunto, che utilizzavamo nel ristorante, con una filosofia che mi apparteneva e che mi assomigliava molto, cioè quella di portare tradizione, innovazione e grande qualità delle materie prime, ma con una sostanziale differenza. Volevo essere un po' alla portata di tutti. Da qui l'idea del track, un mezzo che viene da Roma a 20 anni e girava intorno al Colosseo, che dopo un bel restyling adesso è pronto per girare tutta la Romagna e non solo. L'idea poi si è sviluppata insieme a mia socia Silvia e da di qui è nato A Spasso, un nome che deriva da tante cose, prima di tutto perché noi vogliamo essere quelli che portano in giro un pezzo della tradizione romagnola, che è il passatello. Questo piatto in particolare è nato con l'intento appunto di unire il mare e qualcosa del territorio, con due prodotti che fossero estremamente riconoscibili anche fuori dalla nostra regione. Passatello nella sua forma tradizionale, con una crema di zucchine, uno scombro arrosto marinato, un gratin di mora romagnola che ho fatto appassire in una padella. Una volta eliminata la parte grassa, ho tritato finemente e aggiunto il pane, in modo tale da ottenere, da un punto di vista estetico, lo stesso effetto del gratin. E verrà aggiunto una zesta di limone candito per dare una nota acida. A Spasso non vuol portare in giro soltanto il cibo, A Spasso vuol portare in giro la Romagna e il suo territorio. Per questo per noi è molto importante anche portare in giro le storie degli ingredienti, le storie dei piatti, perché sono nati così, perché c'è stata un'evoluzione nel tempo. Da queste nostre prime esperienze abbiamo avuto un ottimo riscontro, perché la gente è interessata a conoscere la storia che sta dietro un piatto, ma ancora di più la storia che sta dietro gli ingredienti che sono dentro quel piatto. Ecco a voi il passatello con la Romagna. Con crema di zucchine, sgombro marinato arrosto, gratin di guanciale di mora romagnola e zesti di limone candito. Buon appetito!